Chiamo a intervenire Giuseppe Canistrà, sindaco di Monforte San Giorgio. Buonasera a tutti. Innanzitutto per un attimino sovvertire un po' un tabù, dobbiamo secondo me rompere questo schema quasi di contrapposizione tra la politica, che io rappresento insieme ad altri sindaci che hanno votato contro il CSS, e voi cittadini. Prima di essere sindaco io sono un cittadino come voi e naturalmente mi sto battendo da cittadino e anche da politico per far sì che le sorti di questa nostra area territoriale possano in qualche modo seguire una strada diversa. Sicuramente tutto quello che abbiamo sentito è importante, tutto quello che noi stiamo facendo è importante. Vi prego di considerare le amministrazioni comunali non con diffidenza, perché noi siamo prima di tutto, ripeto, cittadini come voi. Siamo qui per parlare e accogliere le vostre proposte. Siamo qui perché c'è gente, ci sono amministratori che non fanno altro che il loro dovere in modo onesto, in modo leale, secondo quello che hanno l'impegno che hanno preso nei confronti dei cittadini, che è quello di fare il proprio dovere onestamente, in modo lineare, in modo trasparente, per l'interesse dei cittadini. Insieme ad altre amministrazioni comunali noi abbiamo votato contro questo. E dico semplicemente poche parole per esprimere questo pensiero. Tutte le normative europee oggi vanno in una direzione ben precisa. Sinceramente risolvere il problema dei rifiuti con il CSS, credo anche per senso logico, va contro ogni logica, contro ogni buon senso. Quindi se da una parte, dico, in continuazione sentiamo parlare di aeroporto, di prospettive verso e per il turismo, verso uno sviluppo diverso, dall'altra parte è inconcepibile che vengano prese scelte politiche che sono irragionevoli e irrazionali rispetto a questo percorso. Noi non l'abbiamo voluto. Negli anni 50-60 delle politiche di governo calate dall'alto hanno imposto in particolare al meridione d'Italia un'industrializzazione pesante, industrializzazione che è stata calata sui nostri territori e sulla carta, fra virgolette. Oggi il paradigma di sviluppo è cambiato perché si sta tornando ai territori, si parla nuovamente di importanza dei territori nella competizione globale e noi come vogliamo in poche parole e fronteggiare questa sfida che è quella della globalizzazione, continuando a penalizzare il nostro territorio in questo termine? No, non credo che sia il modo idoneo né tantomeno logico di proporre delle politiche che vanno in una direzione opposta a quella che finora abbiamo conosciuto. Quindi noi siamo a disposizione dei cittadini, per i cittadini, perché le vostre battaglie sono le nostre battaglie. Credo che il buonsenso di ogni amministratore è quello di fare gli interessi della propria comunità, naturalmente discutendo, confrontandoci nei tavoli anche con la regione possibilmente, per capire perché, ma per capire anche che questo territorio, questa popolazione ha delle esigenze e ha una voce che è quella di dire no a un tipo di sviluppo che ha condannato irremediabilmente, dico, le sorti delle nostre generazioni, parlo della mia e di quelle future. Quindi io sinceramente non me la sento di farmi sputare in faccia dai miei figli, perché già stiamo sputando in faccia a chi ha decretato quello che noi vediamo dietro le nostre spalle. Quindi è per etica morale, è per buonsenso e anche per dovere istituzionale. Dobbiamo aprire un tavolo serio con la regione, con chi non può più calarci delle scelte dall'alto. Quindi da questo punto di vista io ringrazio le amministrazioni che stanno per l'appunto prendendo parte a questa battaglia e che sono qui presenti insieme a me. Ringrazio anche la deputazione nazionale che è qui, ma ringrazio anche chi possibilmente non ha il coraggio di venire qui a manifestare, perché alla fine essere qui non vuol dire nient'altro che stare in mezzo ai cittadini, stare con i cittadini per intraprendere un percorso di sviluppo diverso. Naturalmente io, come penso ciascuno di voi, è nato e vuole morire in questa terra, però vogliamo morirci in modo, diciamo, in modo naturale, in modo diverso. Vogliamo impegnarci e far sì che le future generazioni possano trovare qui opportunità di sviluppo, ma opportunità di sviluppo vere, serie.
torno a ripetere, sicuramente è un'utopia poter fare a meno di un certo tipo di industrie, però cerchiamo di intraprendere dei percorsi di sviluppo che vadano in un tipo di industrializzazione diversa. Parliamo di differenziata, parliamo di aro. Dove sono gli impianti, per esempio, di compostaggio? Invece di parlare, per l'appunto, di un inceneritore, dove sono gli impianti? Noi dovremmo portare l'umido a Catania, con costi altissimi che alla fine paghiamo tutti noi, perché quello che paghiamo lo paga il comune, ma lo paghiamo noi cittadini. Invece pensiamo veramente a riconvertire questa zona e a riconvertirla in modo logico, usando il buon senso, un impianto di compostaggio, impianti, diciamo, che possano essere di supporto a quelli che sono i metodi di raccolta differenziata. Le prospettive di sviluppo si decidono insieme, partecipando, coinvolgendo la popolazione e soprattutto con senso di responsabilità da parte degli amministratori. E questo è un appello che io faccio anche ai miei colleghi sindaci: non scanniamoci, diciamo, per le briciole, cerchiamo veramente di interagire fra di noi e di, insieme alle popolazioni che rappresentiamo, delineare prospettive e condizioni di sviluppo diverse. Questo è l'invito che faccio innanzitutto alla politica e poi a voi, perché soltanto grazie la vostra vicinanza sicuramente noi potremo far sentire la nostra voce in modo più forte ai livelli di governo superiore. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe.